E bentornati sempre qui su Rid 96.8 Vox Populi, il vostro Cesare Deserto che vi parla dagli studi di Roma. Tantissimi ospiti in questa prima puntata, tante anche risate tra me e la regia dopo 3 anni, è stato davvero un piacere rivedersi. Ma Vox Populi, voce del popolo, e ho voluto con insistenza una delle maggiori voci popolari che con il suo web ha creato divertimento ma anche tanti spunti di riflessione. È con grande piacere avere qui con noi Emilia Clementi. Ciao Emilia! Allora, Emilia, io ti ringrazio di essere qui mia ospite perché all'inizio, quando ci eravamo sentiti, no, io non voglio partecipare più in radio, sono stanca, anche perché tu sei diventata famosa, se così possiamo dire, con l'espressione fitusi politici, giusto? Ma. Sì, fitusi significa poco pulito e quindi io li definisco che sono poco puliti e allora si chiamano fitusi politici. E Allora, Emilia. quindi mi chiamo così, ormai sono la coniatrice dei fitusi politici. Emilia, io ho visto molti dei tuoi video. Alcuni fanno dell'ironia, tipo io molte volte mi è capitato anche di vedere una tua intervista alla Zanzara con Cruciani e Parenzo. Però io voglio dire, io di ironia ci vedo poco, perché io vedo una donna lavoratrice che ha fatto tanti sacrifici per aprirsi un negozio, che non è aiutata dallo Stato e che è incazzata. Quindi io di ironia, mia cara amica, ne vedo ben poca. È vero, però sai, ognuno interpreta come vuole qualsiasi espressione o idea, quindi no, non posso piacere a tutti e, no, e il mio messaggio non può arrivare a tutti, però posso dire che è arrivato oltre l'oceano, quindi alla fine ho dato coraggio a tutte le persone che come me si trovano in una situazione di delirio, di abbandono completo, perché non possono dare un minimo di miseria, sapendo che comunque le spese, i contributi, le tasse, le bollette, non c'è l'utilità, non ci sono entrate, sono un minimo. Quindi tutto quello che loro stanno facendo adesso, quello che hanno dato, questi 600 euro, non, dopo 3 mesi, poi tra l'altro sono arrivati, non bastano, non è, l'Italia non può riprendersi. Scusi. Tantissimi, tanti commercianti, imprenditori falliti, io resisto, però è veramente faticoso. Ma Emilia, come hai vissuto? Io capisco l'amarezza, ma qualche aiuto concreto, oltre quello che hai appena citato, l'hai avuto da parte delle istituzioni? Perché io mi metto anche nei panni di un commerciante. Fammi capire, quando c'è stato il No, no, mi ha lockdown. aiutata la mia famiglia, sinceramente, io ho una famiglia che lavorano. Avevano un gruzzoletto da parte, mi hanno aiutata, mi hanno dato quello che avevano da parte per non chiudere e ricominciare. Quindi è inutile che io mi vergogni perché sono la mia famiglia e quindi hanno contribuito a non farmi fallire. Ma se fosse stato per lo Stato, io oggi la saracinesca era chiusa. Perché Quindi tu vuoi dire, poi. c'è stato il lockdown, tutti i Sì. commercianti hanno dovuto chiudere e tu non hai ricevuto alcun aiuto al tuo negozio? No, no, io l'ho ricevuto dopo 3 mesi, 600 euro, e poi sono arrivati altri 600, ma essendo 3 mesi chiusa e avendo anche dei debiti, perché sai, comunque quando chiudi hai gli affitti arretrati, quindi non è che ci puoi pagare con 600 euro un affitto. No, Un ma poi. affitto è già 800, non è che puoi andare a, capito, almeno solo un affitto puoi pagare una bolletta. Tutto qui con quei 1200 euro. No, anche perché poi dopo 3 mesi, ma tu intanto io mi immagino che da marzo, aprile e maggio hai dovuto pagare l'affitto oppure no? Sì. Ah, e Sì, quindi. cioè, veramente lo Assurdo. sto pagando a rate, ti dico la verità, perché il gruzzoletto che mi ha dato la mia famiglia, cioè, ho comprato i prodotti, poi insomma con queste restrizioni ho dovuto prendere determinate, insomma non è che proprio sai, i guanti non si trovano e quindi li trovi a doppio costo, tutto a doppio costo. E allora ho dovuto fare dei sacrifici pagando gli affitti arretrati a rate. E quelli di adesso li ho pagati tutti perché vado lavorando e vado pagando.
Allora, Emilia, però è veramente difficile, è faticoso riprendere. Emilia, io vorrei anche che tu ti facessi portavoce da parte di tutti i commercianti, e se conosci tante persone, che io immagino tu conosci tantissimi colleghi che vivono la tua stessa situazione, possono intervenire qui all'interno della mia trasmissione su Vox Populi. Io ci tenevo tantissimo ad avere la tua testimonianza, perché il desiderio del mio programma, è vero che io ogni settimana ospito personaggi del mondo dello spettacolo, tra poco avremo anche Filippo Roma, che so salutamelo essere assolutamente grande. Filippo Roma, grande, so essere un tuo bellissima amico, bellissima persona. Assolutamente, so essere un tuo grande amico e anche un mio amico, quindi io amo, abbiamo avuto Guarda, Adriano Martini. L'ho conosciuto da poco tempo, però è come se io lo conoscessi da anni, perché è veramente una persona trasparente, e come lo vedi è così, Filippo, quindi lascia il segno proprio perché è una persona per bene. Allora, io amo Filippo Roma, amo Alviero Martini e tutti i vari anche personaggi. Anche il maestro Alviero, salutamelo tanto. Ehi, dovrebbe venire a Roma, e speriamo questa volta che posso stare almeno con lui un giorno e dedicarmi anche a lui. Amo fare queste interviste, ma io amo anche intervistare te. Amo anche intervistare il cittadino comune. È la stessa gioia, io ti posso dire, sono sincero, Emilia. Per me, o intervistare una star a livello internazionale o intervistare il cittadino, per me non cambia nulla. Quindi mi raccomando, se la prossima settimana qualche altro commerciante o cittadino vuole intervenire, per me sarebbe un grande onore e piacere che faccia parte di questo Vox Populi, di questa grande famiglia. Perché no? Sì, io me lo auguro che se dopo mi mandi il link lo pubblico, magari le persone seguono la mia pagina e possono anche chiamarsi, perché no? Assolutamente, io ti ringrazio Emilia, ti auguro buona giornata e buon lavoro, ci sentiamo presto. Grazie, sto andando al lavoro. Buon lavoro allora Emilia, voi rimanete... Grazie, buona giornata a te e a tutti quelli che seguono. Grazie, rimanete sintonizzati con noi perché ne vedrete davvero delle belle.